è davvero un ottimo giocatore, molto intelligente, e quindi merita di essere lì. Sarri era diciamo, il suo pupillo, no, Jorginho, quindi è un giocatore che detta benissimo i tempi, che è veloce con la mente, veloce con i piedi, e quindi è un giocatore che con Kanté alla fine proprio si integra in maniera splendida. Riguarda Jorginho, io penso che lui alla fine abbia dimostrato di sapersi adattare e di poter giocare in diversi ruoli, magari con il centrocampo a 3, con il centrocampo a 2, e sicuramente se si trova lì al Chelsea con diversi allenatori, comunque si ritrova sempre a giocare, ci sarà un motivo. Come per il Chelsea, anche per l'Italia è un giocatore indispensabile. Thanks for watching this video. Please do subscribe All Media New York.